Erano circa le 9:30 di sera del 6 giugno del 2000 quando suor Maria Laura Mainetti, attratta con l'inganno da tre ragazze ai tempi minorenni in un angolo appartato di Vicolo Poiatengo a Chiavenna, veniva uccisa con ripetute coltellate, vittima di un rituale satanico, ricorda oggi la diocesi di Como. Un episodio efferato che colpì al cuore la comunità di quella città e dell'intera provincia ed ebbe risonanza in tutto il mondo. Chiavenna ha medicato le ferite di quella tragedia. Il seme virtuoso dell'operato di questa religiosa, esile ma forte, ha germogliato vincendo sul dolore. Per noi questi 20 anni, il ricordo di questi 20 anni, non è il ricordo di un momento tragico, bensì è la memoria di una vita donata a Dio e alla sua comunità, le suore figlie della croce, donata ai piccoli, ai deboli, in particolare ai bambini e ai giovani, e donata a tutti, così come poteva lei, soprattutto a coloro che avevano più bisogno. Questo ricordo che viviamo nel 20° della sua morte, proprio in questi giorni, è sigillato anche da un'attenzione che la comunità e in particolare tanta gente dà a suor Maria Laura. Io sono qui vicino alla sua tomba, come potete vedere c'è qui la lapide, c'è la sua foto e qui vicino abbiamo anche un quaderno dove molte persone lasciano la loro preghiera, le loro invocazioni, i loro ringraziamenti, le richieste d'aiuto, sono tantissime. In un anno ormai da cui è sepolta qua suor Maria Laura, abbiamo avuto migliaia di persone che sono passate qui a pregarla e a presentare le loro richieste davanti al suo cuore, che le presenti davanti a Dio Trinità. Per questo ora la sentiamo molto presente, non è morta per noi, è più che viva, più che mai. È viva e attendiamo che la Chiesa la riconosca beata.